Piazza Falcone Borsellino, il controviale di Corso Indipendenza, di fronte a Villa Vallero, completamente allagato. Questa sera, venerdì 3 agosto, intorno alle 18. Sul posto sono prontamente intervenuti gli agenti di polizia locale, la protezione civile e il vice sindaco Edoardo Gaetano. Secondo una prima ricostruzione, pare che le paratoie dello scolmatore per irrigare i campi siano state aperte un po' troppo. Accertamenti in corso con il consorzio Ovest Torrente Orco per capire cosa sia realmente successo. No, ma quelli non c'erano, quelli sono per la luce. Ho provato a pulire qua, ho tolto un po' di roba, però ce n'è ancora sotto, ma non riesco, non arrivo bene per agganciarla. Ma sembra che ci sia qualche tubo otturato da qualche parte. No, no, c'è troppa acqua, hanno dato troppa acqua su e non la portano, non riesce a portarla, perché poi gli altri tombini di là in giù tirano, infatti. È già arrivata quasi al Palazzo Vicario l'acqua. No, Ma senti qui, ma sopra hanno già chiuso? ha chiamato il consorzio, dice che loro devono dare 2500 litri di acqua al minuto. E allora allaghiamo E Rivarolo. allaghiamo Rivarolo. Dice che loro meno di quella non possono abbassare. Adesso i vigili stanno vedendo loro come fare, perché nessuno ci vuole dare una mano per chiuderla, per abbassarla. Perché l'acqua così è da ieri, Ma è la eh? settima volta quest'anno, eh? Passiamo di qua, va. Adesso glielo mando a Luca, il filmato. Io piazzerei il pulmino qua in modo Sì, guarda che che metti il passano di piede lì là. sopra, vai dentro. Sì. È perché sulle pietre si scivola. Sì, ma qua tira fuori.